Non fa finta di niente, amico. Ma no, all'inizio l'avevo, mi avevamo messo le spalle. Bien bene, 3-4 sì, anche tu. Speriamo che effettivamente quello che si è visto all'Elba sia di buon auspicio, perché chiaramente per Piero serviva anche un po' di tempo per conoscere bene la macchina, adattarsi a uno stile di guida che aveva un pochino dimenticato per gli scorsi sulla Mégane, ma poi aveva fatto lo scorso anno tutto il campionato con la Toyota, una quattro ruote motrici, quindi con una situazione di terreno un po' invidioso come era l'Elba ha preferito chiaramente evitare di fare danni alla vettura e di fare una gara che lo portasse in fondo, anche perché il ritiro di Torino ha cominciato a pesare subito. Adesso qua vediamo un attimino di vedere quale può essere l'effettiva distanza che ci separa dalla Peugeot, che noi crediamo in questo momento ancora un po' più avanti rispetto a noi, però attendiamo delle innovazioni sulla vettura a breve termine che ci dovrebbero permettere di poter poi essere protagonisti, come in senso assoluto, in questo campionato che finalmente è stato aperto alle vetture due ruote motrici in versione kit car. Sapevamo le doti di Piero Longhi come pilota non sono da mettere sicuramente in discussione, come sapevamo che la sua vettura era quella seguita da Renault in prima persona, da Renault Sport, e quindi è logico che lui sia molto vicino. All'Elba è andata bene perché Travaglia è riuscito a vincere, vediamo qui a Aosta, sicuramente più si andrà avanti e più ci sarà battaglia. L'importante è riuscire a portare il campionato a casa. In effetti all'Elba abbiamo preso un po' in mano la macchina, perché purtroppo a Torino ci eravamo fermati subito, e comunque mi sono reso conto che non sarà semplice, perché soprattutto Renato all'Elba è andato molto forte, però noi quando le strade praticamente sono un po' asciugate siamo riusciti a fare dei tempi molto vicini, qualche volta davanti. Mi spero di riuscire a giocarmela un po' di più. Questa è la prima gara del secondo girone, quindi tutti partono da zero, ogni risultato che si acquisisce qui è un risultato valido, quindi penso che oggi cercheremo di fare la nostra gara e se possibile di arrivare in alto sul podio. Qui l'anno scorso sono stato fortunato e abbiamo vinto, speravo che ci fosse del bel tempo, quest'anno però pare che fuori Torino non se ne parli proprio di correre col sole. Comunque vediamo di fare il nostro meglio. Qui ad Aosta vogliamo dimostrare che insomma ci siamo anche noi, abbiamo fatto delle modifiche alla vettura, dovrebbe andare meglio e speriamo di prendere questo podio che sto cercando da un po'. Thank you.
5 più no, 50, sinistra 6, destra sinistra, destra 6 stretta, attento mossa, 40, sinistra 5 più sull'osso, 50, sinistra 5 più, 50, destra 5 apre 30, destra 3 vai, ah cazzo, sinistra 4 sull'osso tieni, per destra 4 meno, 30, molta attenzione, sinistra 4 più sull'osso doppio, bivio, diventa 4 più occhio, per destra 4 più occhio, e sinistra 4 occhio sull'osso, stringi, per sinistra 4 meno, 30, attenzione destra 4 meno, diventa 3, subito 4 meno, per tornante sinistro, continua 3 meno, per tornante destro, per destra 3 meno, per sinistra 3 più, 60, attenzione sinistra 3 più, subito tornante destro, subito 4 meno vai, occhio, continua attenzione 4, per ritarda il tornante sinistro, subito destra 4 meno, occhio vai, e attenzione sinistra 4 stringi, stai interno, sinistra 4 meno, occhio, e tornante destro, porca troia. Dai, fatti forza, bisogna impegnarsi al massimo, avrà boccato. Destra 3 meno, si è boccata anche a me. Occhio, continua 3 più. Beh, lì, vai, vai che lo prendiamo lo stesso. Sinistra, destra 5, vai che ci fa passare. Che noi abbiamo boccato. E dorso e sinistra 3 meno. Occhio, vai, vai, vai che ci ha messo la freccia. Vai. Tornante destro. Portata misti, attento, sì. Yeah.